Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento con il TG6, TG6 che si apre con la cronaca giudiziaria perché sono 14 le persone indagate dalla Procura della Repubblica per l'inquinamento del fiume Pescara. I dettagli dell'inchiesta sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha tenuto in tribunale il procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi. Andiamo a vedere dunque il servizio. 14 persone sono state indagate dalla Procura della Repubblica per l'inquinamento del fiume Pescara. Sono in corso in queste ore le notifiche degli avvisi di garanzia nell'ambito di un'inchiesta che vede coinvolte anche due società. Le indagini, durate due anni e coordinate dal procuratore capo Massimiliano Serpi, sono state condotte dai carabinieri forestali, dagli uomini della Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera. I reati contestati sono a vario titolo quelli di inquinamento ambientale, gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti, inadempimento e frode in pubbliche forniture, lesioni come conseguenza di altro delitto, plurimi sversamenti e responsabilità amministrativa di persone giuridiche a seguito di reato. Posti sotto sequestro 26 impianti scolmatori di piena dell'impianto fognario di Pescara e l'impianto di depurazione e scarico del mattatoio. Nel corso dell'inchiesta erano stati già posti sotto sequestro 4 depuratori e 8 fosse IMOF. È giunta a conclusione una complessa indagine relativa all'inquinamento del fiume Pescara e affluenti del tratto finale dello stesso, all'esito della quale il pubblico ministero ha chiesto il suddetto provvedimento di sequestro preventivo, che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha ritenuto di adottare con ampia motivazione. Questa mattina sono iniziate le attività di esecuzione del provvedimento del GIP con i sequestri degli scolmatori di piena dell'impianto fognario di Pescara, iniziando da quello posto nei pressi della zona Madonnina del Porto. È stato già eseguito. Il funzionamento degli impianti sequestrati non verrà interrotto, ma proseguirà in regime di custodia giudiziale affidata al funzionario del Comune di Pescara. Viene ora eseguito anche il sequestro dell'impianto di depurazione e qui l'aggiunta rispetto al tema che abbiamo illustrato prima degli scolmatori e del sistema fognante, c'è anche un aspetto specifico che riguarda il mattatoio comunale di Pescara. Infatti presso lo stesso erano state riscontrate irregolarità nel suo funzionamento tali da giustificare allo Stato la misura cautelare odierna. Quindi è in questa non facile situazione che vi è questo odierno intervento della Procura e del giudice per le indagini preliminari. Nella doverosa ottica di salvaguardia dell'ambiente fluviale e costiero, tutto questo ovviamente nell'esclusivo interesse primario del pubblico, dei residenti, degli ospiti e di tutte le attività economiche. Cambiamo pagina. Per la restituzione delle tasse arriva un'altra proroga inserita nel decreto mille proroghe, questa volta sino a fine anno, ma il capoluogo di regione spinge per una soluzione definitiva da trovare con l'Europa. Il servizio di Daniele Rosone. Il governo nazionale ha inserito nel decreto mille proroghe un'ulteriore proroga, questa volta fino alla fine dell'anno, in merito alla questione della restituzione delle tasse sospese per 18 mesi dopo il terremoto del 2009 a imprenditori e imprese richieste dalla Commissione europea che, come è noto, li ha considerati aiuti di Stato. A dare la notizia è stata l'onorevole del Partito Democratico Stefania Pezzopane, che si era occupata già nei giorni scorsi della questione, illustrando alla stampa la sua volontà di farlo inserire nel decreto mille proroghe. Nel documento si parla di 300 giorni di proroga dal 9 marzo scorso, la data in cui sono state notificate agli interessati, cioè alle imprese, le cartelle esattoriali con cui si richiedono queste somme. Complessivamente parliamo di circa 100 milioni di euro. Come sapete, una proroga era stata già concessa dal precedente governo Gentiloni, l'ultima dall'attuale, fino al 23 settembre. Ora la proposta arriva alla fine dell'anno. Per cercare però di risolvere definitivamente questa questione, soprattutto quella di avviare un'interlocuzione sempre costante con la Commissione europea per far valere la norma italiana alla giusta interpretazione. Il nuovo termine dice quindi la data entro la quale le imprese e le partite IVA del territorio dovranno riconsegnare le perizie per dimostrare i danni da scalare alla restituzione totale.
L'onorevole Stefania Pezzopane ha espresso soddisfazione e ha considerato questa proposta una buona notizia che considera una vittoria, così ha scritta. Il governo ha accolto la proposta da me fatta in aula in Commissione Ambiente e ribadita in conferenza stampa. Vista la mancata approvazione degli emendamenti sulla restituzione delle tasse sospese del terremoto 2009, il governo è stato costretto a fare un'ulteriore proroga della proroga, ha detto la Pezzopane. Ora però bisognerà risolvere la questione nel merito per salvare le imprese da un grave errore, ha detto, commesso dal governo Berlusconi, purtroppo non ancora risolto dai governi successivi. E siamo alla cronaca, un incendio divampato stamani intorno alle 6 nel seminterrato dell'hotel Hermitage di Silvi Marina. Grande paura per i 300 clienti presenti nella struttura che sono stati fatti evacuare. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L'allarme è cessato intorno alle 8:30. Il servizio di Andrea Costantini. Attimi di grande paura stamani all'alba all'hotel Hermitage di Silvi Marina. Intorno alle ore 6 si è sviluppato un incendio nei seminterrati, da chiarire i motivi che hanno scatenato le fiamme. Tutti i clienti, circa 300, sono stati svegliati e fatti evacuare dalla struttura imponente, da 12 piani e 140 camere. Subito dopo l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco, dei comandi di Pescara e Teramo e del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, che hanno provveduto a domare le fiamme. L'allarme è cessato intorno alle 8:30, quando l'incendio è stato spento e sono iniziate le operazioni di bonifica del seminterrato, dove sono depositati i materiali di pulizia e soprattutto la biancheria dei circuiti sporco e pulito di tutto l'albergo. Per fortuna non ci sono state conseguenze, che potevano essere ben peggiori, proprio in un periodo di grande affollamento, nel mezzo della stagione balneare, con la struttura ricettiva piena di turisti. Per loro la possibilità di rientrare al completamento della bonifica. Sul posto sono intervenuti anche polizia, carabinieri e polizia municipale, presente anche il sindaco Andrea Scordella. Sicuramente, diciamo, un brutto risveglio, ma tutto sotto controllo, per fortuna è andato tutto bene, solo un piccolo incendio, un principio di incendio nel locale seminterrato, è stato circoscritto immediatamente e per fortuna non ci sono né danni strutturali né danni alle persone, dunque, diciamo, la struttura è completamente e pienamente agibile, già stanno ripristinando, diciamo, le aree, dunque solo un grande spavento per fortuna. Ecco, tutti i clienti sono stati evacuati nella mattinata, però riprenderanno il loro posto? Assolutamente sì, la struttura è efficiente, il servizio antincendio è scattato immediatamente, dunque è stato subito circoscritto solo nei locali seminterrati, che tra l'altro sono anche isolati da tutto il resto della struttura, dunque veramente nulla di rilevante da segnalare. Tutti gli ospiti sono stati già fatti risalire nelle stanze, diciamo, è tutto nella normalità. E ora apriamo la pagina politica, perché dopo che il Tribunale dell'Aquila ha rigettato il ricorso del Movimento 5 Stelle sull'incompatibilità del governatore senatore Luciano D'Alfonso, ora si attende la pronuncia della Giunta per le elezioni in Senato, che si è insediata pochi giorni fa. Qualora D'Alfonso decadesse prima di Ferragosto, i tecnici del Ministero ritengono si possa andare al voto in autunno. Il servizio di Giovanni Minicozzi. Nessuna pausa per la politica abruzzese, nonostante il periodo vacanziero. Partiti, movimenti civici e singoli esponenti cercano di posizionarsi per le prossime elezioni regionali tra ipotesi di alleanze, sondaggi poco attendibili per mancanza di liste di candidati, ricorsi e ambizioni personali. Secondo le intenzioni di voto censite recentemente da una società di comunicazione, ricerca e marketing, se si votasse domani, gli abruzzesi sceglierebbero la pentastellata Sara Marcozzi alla presidenza della regione, mentre il centro-sinistra crollerebbe al 24,9%, con il PD al 21,2%. Nel centrodestra ci sarebbe il balzo in avanti della Lega al 20,8% e il flop di Forza Italia al 5,7%. Sempre secondo il sondaggio, le liste civiche collocate prevalentemente nel centrodestra sfiorerebbero il 20% e il più votato sarebbe in quell'area Fabrizio Di Stefano, mentre gli indecisi supererebbero il 30%. Naturalmente il condizionale è d'obbligo, poiché non si conoscono né gli sfidanti né la data della sfida. Anzi, dopo la sentenza emessa dal Tribunale dell'Aquila,
che ha dato ragione al presidente Luciano D'Alfonso sul doppio incarico di governatore e di senatore, la data delle elezioni è diventata ancora più incerta. I magistrati infatti hanno accettato in pieno la difesa di D'Alfonso basata sulla circostanza che lui non può opettare per l'uno o per l'altro incarico prima che la giunta per le elezioni del Senato non certifichi la sua elezione a Palazzo Madama. Indignati i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, presentatori del ricorso contro il governatore e costretti perfino a pagare le spese legali. Sara Marcozzi ha comunque annunciato ricorso alla Corte di Appello. Dunque il dubbio sulla data del voto resta, ma dal Ministero dell'Interno hanno fatto sapere che in pochi giorni la Giunta per le elezioni ufficializzerà l'elezione di D'Alfonso, che a quel punto dovrà scegliere o la Regione o il Parlamento. Se tutto avvenisse prima della pausa di Ferragosto, dicono ancora dal Ministero, si potrebbe votare entro il prossimo mese di novembre. Ancora politica, niente anatra zoppa al Comune dell'Aquila. Il TAR dà ragione al centrodestra, per cui il sindaco Biondi e la sua maggioranza restano al loro posto. Vediamo. Niente anatra zoppa, il TAR dà ragione al centrodestra. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato quindi inammissibile il ricorso presentato dal centro-sinistra dopo le elezioni amministrative che hanno dato il governo della città al sindaco Pierluigi Biondi e alla coalizione di centrodestra. In attesa delle motivazioni della sentenza di merito, si immagina che il TAR abbia dichiarato valida la tesi sostenuta dal centrodestra, secondo cui all'appello mancano i 400 voti del seggio 41 e dunque non ci sarà un ribaltone in seno al Consiglio Comunale dell'Aquila. La sentenza pubblicata stamattina respinge quindi l'istanza con la quale alcuni candidati del centro-sinistra avevano chiesto e ottenuto il riconteggio di alcune schede elettorali in alcune sezioni, dopo che alle amministrative del giugno 2017 la coalizione guidata dal candidato Americo Di Benedetto perse al ballottaggio pur avendo sfiorato al primo turno il 50% più uno. Biondi e la sua maggioranza restano quindi al proprio posto. Se il TAR avesse accolto l'istanza dei ricorrenti, il sindaco, lo ricordiamo, esponente di Fratelli d'Italia, da un anno sullo scranno cittadino più alto, si sarebbe ritrovato senza una maggioranza in consiglio comunale, senza i numeri dunque per poter governare, la famosa anatra zoppa. Al centro-sinistra resta soltanto la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Stato. La regione avrebbe potuto fare di più sul fronte della ricostruzione, ma c'è carenza di personale nell'ufficio speciale. Per questo motivo il sottosegretario della regione Abruzzo, Mario Mazzocca, potrebbe rimettere la delega all'USR, l'ufficio speciale ricostruzione. Lo ha dichiarato a margine di una conferenza stampa tenuta al BIM di Teramo, nella quale ha affrontato anche il tema delle case di Via Longo. Vediamo. L'Abruzzo non dobbiamo dimenticare che ha una rete radar all'avanguardia e che non tutte le regioni si possono permettere. Quindi da questo punto di vista in questi anni abbiamo fatto passi da giganti. Si potrebbe fare di più, si poteva fare di più, probabilmente sì, per quanto mi riguarda. Ad esempio, se avessi avuto la possibilità di poter contare su qualche collaboratore in più, come ad esempio purtroppo non sta accadendo per l'ufficio speciale della ricostruzione, certamente si poteva fare qualcosa in più, tant'è che su quest'ultimo tema specifico se non si risolve qualcosa nel giro di qualche giorno, io credo che sarò costretto a rimettere la delega nella mano del Presidente. Il tema di Colle Atterrato lo conosco molto bene per l'essere bene occupato fin dai tempi non sospetti, ovvero appena dopo alcuni provvedimenti emessi dall'allora sindaco di Teramo che ordinavano lo sgombero di taluni fabbricati ATER. Mi sto occupando di quello, lì mi occuperò anche delle case, delle residenze economiche popolari di proprietà comunale di via Luigi Longo, con un'assemblea, come siamo soliti fare, in piazza, sul posto, insieme al sindaco, per vedere le possibili vie di uscita. Secondo me ce ne sono, però ci vuole che tutti si tiri verso un'unica direzione e che se sono solo in poco a farlo, il risultato si allontana sempre più. Ancora politica, perché i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e le associazioni di categoria chiedono di non promulgare la legge regionale che prevede l'apertura di nuovi centri commerciali nei distretti industriali.
Movimento 5 Stelle, le associazioni di categoria dicono no all'apertura di nuovi centri commerciali anche all'interno di aree industriali. Sì, è stata approvata nello scorso Consiglio regionale una legge che apre questa nuova possibilità all'interno delle aree industriali e questa legge sembrerebbe orientata in particolar modo all'area industriale di Vasto, quella di Punta Penna. Quello che noi vogliamo scongiurare è l'apertura di centri commerciali in zone che sono, come dire, oramai vocate alla riserva naturale e ad aspetti turistici e ambientali, e non vogliamo che si desertifichi nuovamente un altro centro storico, per in questo caso quello di Vasto. Per la battaglia che si sta facendo nel nostro territorio, perché sapete bene che la regione Abruzzo è una della regione, diciamo che è la regione con il maggior numero di metri quadri di insediamenti commerciali. In un momento poi dove le stesse strutture di centri commerciali stanno avendo problemi, abbiamo visto poco tempo fa problematiche del Mercatone 1, adesso viviamo delle vendite in zone di centri commerciali proprio perché siamo arrivati alla saturazione, quindi non c'è più spazio. Noi che cosa facciamo? Promuoviamo ancora l'apertura dei centri commerciali anziché ciò che noi stiamo dicendo da tempo, quello del promuovere i centri storici, perché se non ripartiamo dai centri storici, dalle piccole botteghe, dalle piccole attività, non ci sarà futuro. Confcommercio da sempre è contraria a nuovi insediamenti commerciali perché non è di questo che la nostra regione e la zona di Vasto ha bisogno. Dobbiamo combattere la desertificazione dei centri storici. Ho letto la delibera e ho visto che anche altri consiglieri si sono astenuti dal voto e ritengo che ci sia da fare un'altra battaglia, come stiamo facendo per la costruzione di altri centri commerciali, e se necessario saremo vicini a loro anche in questa. Quello che noi chiediamo al Presidente di Regione Abruzzo è di non promulgare questa legge perché è dannosa per il territorio abruzzese, perché ha secondo noi dei profili di illegittimità. Se dovesse promulgare questa legge, il Movimento 5 Stelle segnalerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la legge affinché venga impugnata. Cambiamo pagina, il comune di Pineto è risultato capofila del progetto di protezione civile della regione Comunicare per Proteggere, che si svilupperà insieme al comune partner di Crognaleto intorno all'asse del fiume Vomano nel Teramano. Il progetto consente di uniformare strategie di intervento da monte a valle in caso di situazioni di criticità legate a terremoto, maltempo e dissesto idrogeologico. La vera forza di questo progetto, di questo bando che ha visto aggiudicatario il Comune di Pineto, con il quale Crognaleto ha legato una progettazione, è appunto l'unione di territori che da monte verso valle ragionano su progetti e su condizioni per la sicurezza pubblica. Parliamo di un bando che dà possibilità di monitoraggio per quello che può essere il dissesto idrogeologico, per quello che è il problema della grande diga di Campotosto, per lo scioglimento delle nevi, per l'asta fluviale. Insomma, un progetto che va nella direzione giusta della tutela del cittadino e particolarmente sull'informativa del cittadino, che è l'elemento prioritario. La prevenzione conta di più della repressione del problema. Un altro elemento essenziale e fondamentale di questo progetto è appunto la trasmissione. Il 2017 ci ha insegnato che l'isolamento è la cosa peggiore che può accadere. Il progetto di per sé, il bando, va in quella direzione. Avremo dei ponti radio che mettono a sistema i versanti, e non solo i versanti, ma la montagna con la pianura. Due comuni che sono uniti dal Vomano, un fiume tra i più importanti della regione Abruzzo, che se da una parte rappresenta e dovrebbe rappresentare una risorsa, dall'altra rappresenta un pericolo nei momenti di calamità. E del progetto è prevista anche la piattaforma, una piattaforma importante che va a monitorare passo passo le fasi di emergenza. Nel caso di Pineto sono considerati anche dei semafori, perché noi abbiamo dei sottopassi importanti, quindi anche la possibilità che il cittadino sappia prima di arrivare al sottopasso se ci sono problemi di allagamento. Ci sembra corretto, dal momento in cui davvero i danni maggiori del Vomano si ripercuotono sul nostro territorio, che anche la città di Pineto faccia parte del BIM. Capisco che non è una decisione dei comuni, è una decisione che deve coinvolgere il Parlamento, però sarebbe corretto anche di giustizia, perché i danni li abbiamo subiti veramente troppe volte come città di Pineto. E ora torniamo a Pescara, dove alcune associazioni scendono in campo per difendere alcuni villini storici della zona sud della città che potrebbero essere abbattuti.
Presidente, allora oggi siete qui a Pescara per dire no all'abbattimento di alcune ville storiche nella zona sud della città, perché? Ma noi siamo nella nostra città e praticamente riteniamo che questa sia la zona, no, che ha dato veramente lustro a tutta la città, nel senso che c'è la Pineta d'Annunziana, c'è l'Aurum, tutto quanto, eccetera, e c'è questa identità specifica che riguarda il senso di appartenenza dei cittadini a questa città che prima non esisteva, era un borgo, oggi è una grande città e purtroppo non vuole conservare ciò che di bello è stato costruito nel passato. Questi villini sono, ecco, la testimonianza di ciò che era bello nel passato e che purtroppo l'età moderna non vuole conservare, anche se ci sono stati cittadini illustri che hanno conservato molte cose, purtroppo ci sono altre persone che tendono a distruggere e noi ci opponiamo a questo con tutti i mezzi, compreso quello della denuncia alla Procura della Repubblica. Andiamo ancora avanti, 17ª edizione per la settimana marsicana, al via dal 30 luglio sino al 5 agosto con oltre 100 eventi ad Avezzano nel parco Villa Torlonia e nelle strade adiacenti. La presidenza del Consiglio regionale mette il suo sigillo sulla manifestazione con ben 8 eventi. Cultura, sport, enogastronomia e artigianato, cioè questo e anche di più nella 17ª edizione della settimana marsicana che si svolgerà dal 30 luglio al 5 agosto ad Avezzano nella splendida location di Villa Torlonia e nelle strade adiacenti. La presidenza del Consiglio regionale ha messo il suo patrocinio all'iniziativa riconoscendola come una delle più importanti e significative del territorio. Eventi diversi che mettono comunque in luce le qualità più importanti sotto il profilo economico e sociale della città di Avezzano e della Marsica intera. Il comune di Avezzano e la Proloco organizzano, ma ci saranno ben 8 eventi propri della presidenza del Consiglio regionale. Ad illustrarla è il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. La presidenza del Consiglio ha rimesso a disposizione Parco e Villa Torlonia proprio perché c'è una richiesta, c'è un'esigenza da parte del territorio, non solo marsicano ma anche regionale, di voler organizzare delle iniziative all'interno di questo splendido complesso, restituito alla collettività, dove la Regione Abruzzo, di nuovo il Consiglio regionale e la Presidenza, fanno da tutor. Quindi all'interno di queste iniziative che l'ufficio di Presidenza, la Presidenza organizza, sono incontri, le istituzioni incontrano i cittadini, si sono inserite anche Proloco e Comune di Avezzano a voler organizzare una serie di eventi. La Proloco organizza la settimana marsicana, che è un evento storico che veniva fatto negli anni 50 nel nostro territorio marsicano, è stato ripreso da 2 anni da questa associazione Proloco e questa è la terza nuova edizione, è da valorizzare perché è una settimana piena di circa 114 eventi. Poi ci sono queste 8 iniziative dell'ufficio di presidenza che sono le istituzioni incontrano i cittadini, che vanno dalla storia del Parco Torlonia e Villa Torlonia, incontro con la musica abruzzese, incontro con il sistema delle realtà abruzzesi per far conoscere questo progetto sull'idrico integrato nel Fucino, incontri con le università abruzzesi per far conoscere le nostre università le migliori eccellenze, insomma una serie di attività che coinvolgono cittadini e istituzioni. Il Comune di Avezzano ci ha chiesto di poter organizzare circa, mi pare, 11-12 rassegne di terra amatoriale all'interno e quindi si è formato un carnet di iniziative che possono essere gustate non solo dalla collettività regionale abruzzese ma anche dai cittadini limitrofi alla nostra regione. Siamo alla pagina sportiva, al calcio in particolare, per parlare del Pescara che questo pomeriggio alle 17 affronterà in amichevole a Palena il Teramo, primo test davvero probante per la formazione biancazzurra allenata da Giuseppe Pillone. Nel frattempo i giovani della primavera cambiano timoniere, in panchina infatti siederà Luciano Zauri che parla così di questa nuova esperienza. Esperienze di questi anni mi sono servite appunto a maturare dal punto di vista tecnico e quindi affronto questa avventura con grandissimo entusiasmo e voglia di fare. Obiettivi sicuramente quelli di far crescere questi ragazzi che andrò a scoprire giorno per giorno, ma sono convinto che daranno il massimo per questa maglia. Ma insomma questi ragazzi hanno sicuramente tanto entusiasmo, mi trasmetteranno entusiasmo e io a loro. Cercherò di fargli conoscere un pochettino quello,
quello che è il mio credo, quello che voglio da loro, e quindi con la loro disponibilità si farà tutto, quindi massimo impegno da parte di entrambi, sia da parte mia che da parte della squadra, e solo così riusciremo a fare delle buone cose. Ma insomma, la chiamata del Presidente era un po' congelata, ci siamo lasciati con un arrivederci, non certo un addio, e appena c'è stata la possibilità non ci ho messo un secondo. L'accordo è stato trovato in un attimo, entrambi volevamo questo e così è stato, quindi un ringraziamento al Presidente, alla sua età, e un caloroso abbraccio alla città che sia a me che alla mia famiglia ci ha sempre accolto e voluto bene. E dalla Serie B scendiamo in Serie D. In casa Vastese il nuovo allenatore Ottavio Palladini riparte infatti dopo l'esperienza non positiva a Teramo. Per il tecnico si tratta di un accordo, quello con la società aragonese, che si concretizza a distanza di un anno, visto che il patron della Vastese, Franco Bolami, lo avrebbe voluto anche nella passata stagione. Il servizio di Jacopo Forcella. Ottavio Palladini riparte per lei una nuova avventura a Vasto in Serie D, un progetto importante, un progetto in cui Ottavio Palladini ha creduto sin dall'inizio, e soprattutto c'è una bella atmosfera, almeno in questo primo vernissaggio. Sì, riparto con entusiasmo dopo la passata stagione. Il presidente Bolami ha voluto fortemente questa cosa, che io venissi a allenare qui. Già dall'anno scorso mi aveva chiamato, poi ho voluto aspettare, quest'anno mi ha chiamato e non ho esitato, perché conoscendo la società, conoscendo la storia anche calcistica della Vastese, ho accettato subito di buon grado. È una piazza che si entusiasma con grande facilità, in cui ci sono aspettative, che l'anno scorso ha mancato i playoff dopo una prima parte di stagione entusiasmante. Come sarà la Vastese di Ottavio Palladini? Ma io promesse non ne faccio, non ho mai fatte. Io quello che posso dire è che cercherò di mettere in campo una squadra che lotterà contro chiunque e che suderà la maglia sempre ogni domenica, perché questo deve essere l'obiettivo principale. Poi bisogna conoscere la squadra e cercare di mettere in campo, come già detto, una squadra competitiva che possa lottarsela con tutti. A proposito di squadra competitiva, che girone si aspetta Ottavio Palladini? Il girone F, in cui ci potrebbero essere anche degli inserimenti non previsti di squadre che vengono giù da addirittura dalla B? No, sicuramente mi aspetto un girone difficile, oltre a quelle che voi sapete, no? Matelica, Recanatese, Avezzano, Francavilla, Pineto, queste sono squadre già attrezzate che hanno una buona ossatura di squadra. Forse si potrebbero unire una tra Cesena e Bari, e quindi è un campionato difficilissimo, ma noi, il Presidente ha detto più di una volta che vuole alzare un po' l'asticella rispetto all'anno passato, quindi non facciamo proclami, vogliamo solo programmare le cose fatte bene e cercare, come ripeto, di allestire un gruppo forte che possa dare delle soddisfazioni alla piazza di Vasto. Il blocco vastese è la base su cui ripartirà ancora una volta questa squadra? Ma sicuramente sono rimasti giocatori importanti anziani, qualche giovane, poi sono arrivati giocatori che io conoscevo, giocatori importanti, e quindi cercheremo di amalgamarci il prima possibile, di fare gruppo il prima possibile, perché poi solo così possono arrivare le soddisfazioni. Ancora Serie D, andiamo in casa Francavilla, la squadra giallorossa, il suo nuovo bomber. Si tratta di Wilson Cruz, che nella passata stagione ha indossato la casacca della Vis Pesaro vincendo il girone F del campionato di Serie D. Cruz ha indossato casacche importanti come quelle di Cisco Roma, Cavese e Foggia, ed è particolarmente motivato per la sua nuova avventura in giallorosso. Allora, siamo con Cruz, che dalla Vis Pesaro arriva a Francavilla, 10 gol nella scorsa stagione. Quali stimoli hai? Come mai hai scelto Francavilla? Un stimolo si trova sempre, una nuova avventura, una nuova squadra. Francavilla ho scelto perché credo nel progetto e secondo me possiamo fare bene qua. L'anno scorso hai fatto 10 gol, ti sei fissato un obiettivo per questo campionato, superare quota 10? No, superare sempre e mantenere le cose belle che ho fatto l'anno scorso, quindi è sempre bello vincere, quindi possiamo, spero, far bene qua pure. Ecco, il Pesaro ha vinto il campionato nel rush finale, l'ultima, superando il Matelica. È stata un'emozione, ovviamente, credo, indescrivibile per te. Ti piacerebbe viverla anche con i colori giallorossi?
Come no? Quindi ho sposato questo progetto perché, come ho detto, è sempre bello vincere, quindi voglio continuare su questa strada. Sì, siamo al primo giorno di ritiro qui a Pescasseroli, lì come ti sembra il gruppo, anche se ovviamente sono passati poche ore? No, il gruppo sembra un bel gruppo, già stiamo tutti parlando insieme, già stiamo a conoscerti, ma un gruppo vero si fa piano piano, quindi, ma però sembra tutti bravi ragazzi, sono sicuro che faranno di tutto per far bene qua. Una promessa che vuoi fare ai tifosi giallorossi? Ti senti di dire qualcosa, anche magari invitarli anche ancora di più quest'anno al Valle Anzuca? No, la promessa che posso fare in questo momento è che da me starà tutto 100% ogni giorno, ogni volta che scenderò sul campo, quindi darò sempre il mio massimo per questi colori. È tutto dunque per questa prima edizione del TG6. L'informazione sulla nostra rete torna come sempre alle 19 con la seconda edizione. Tutti i servizi che avete visto in questo telegiornale tra poco saranno disponibili sulla nostra piattaforma YouTube, e poi non perdete questa sera alle 21 il nuovo appuntamento con Velò, condotto da Luciano Rabottini e il nostro Jacopo Forcella. È davvero tutto dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.